Questo è un frame importante, importantissimo, almeno per tutti i nostalgici come me. Quanti di voi hanno un film del cuore? Quanti guardano quel film a fasi alterne nella vita? E magari a volte siamo tentati dall'idea malsana di un sequel? O semplicemente fantastichiamo sulle storie dei personaggi? Quanti di voi hanno pensato tutto questo con Love Actually? Film corale del 2003 diretto da quel bravo uomo di Richard Curtis che ai tempi radunò il meglio dell'eccellenza attoriale inglese per un intreccio di relazioni e amori in 10 storie durante il periodo natalizio. Tra i protagonisti comparivano Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley. Questo è un film che raccoglie in sé tantissimi aspetti, che sia ambientato a Natale è un pretesto, potreste vederlo benissimo anche a Ferragosto. Per farvi capire chi è Richard Curtis, vi dico soltanto che da regista ha diretto Love Actually, I Love Radio Rock e Questione di Tempo, recentissimo e bellissimo. Da sceneggiatore è semplicemente il papà di Quattro Matrimoni e un Funerale, Notting Hill, Bridget Jones e War Horse, così tanto per citarne alcuni. Lui ci capisce, di sentimenti, di vita, di tante belle cose. E io gli voglio bene. E ora la notiziona, Love Actually tornerà. Non come ci aspettiamo noi, ma tornerà. Gran parte del cast si riunirà per il Red Nose Day, per l'associazione benefica di cui Curtis è cofondatore con l'attore Lenny Henry, per un corto di 10 minuti. Il regista ha spiegato che negli anni si è sempre divertito a fare gli speciali per il Red Nose Day. Quest'anno ha pensato che sarebbe stato divertente fare uno sketch basato su Love Actually. Il corto, che è in lavorazione, si chiamerà Red Nose Day Actually e esplorerà la vita dei personaggi. Praticamente hanno aderito tutti gli attori del film, tranne Emma Thompson, Martin Freeman e Chevito Ijifer, che spero si pronunci in questo modo. Lo stesso regista ha ammesso che non si sarebbe mai sognato di scrivere un seguito per Love Actually, forse anche perché eguagliare la bellezza del primo, insomma, ce ne vuole, eh? Ma ha pensato comunque che sarebbe stato interessante vedere cosa stanno facendo i personaggi dopo ben 14 anni. Come se la caverà per esempio Hugh Grant nei panni di primo ministro? E il matrimonio di Keira Knightley avrà subito qualche scossone? Chissà cosa ci riserverà il caro Richard Curtis, ma io non vedo l'ora di vederlo. Il corto verrà trasmesso durante il Telethon Red Nose Day, il prossimo 24 marzo su BBC One. Manca poco, manca poco, manca poco, manca poco. E voi cosa ne pensate di Love Actually? Siete curiosi quanto me di sapere che fine hanno fatto i personaggi? Qual è la vostra storia preferita del film fra le 10? Ovviamente se non l'avete visto, recuperate immediatamente. Sono seria. Colgo l'occasione nel salutarvi per dirvi una cosa molto importante. Il 26 febbraio, in occasione della notte degli Oscar, la redazione di Screen Week farà una mega direttona per tenervi compagnia. Ne vedrete delle belle, fidatevi di me, poi vi daremo tutti i dettagli. Ma intanto segnatevelo. Noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!